Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Il nuovo prodotto di Acoustic Audio è un gioiello pensato appositamente per il nostro mix in the box. Un emulatore puro di preamplificatori sapientemente campionati per tutti gli altri plugin di Acoustic Audio che già conosciamo. Troviamo quindi gli stadi di preamplificazione dei banchi SSL, NIV, API, CADAC, eccetera eccetera. Un sistema quindi di preamplificazione adatto a colorare i nostri mix, dandoci modo di avere quindi su ogni canale del nostro mixer digitale l'esatta emulazione del banco scelto. Ogni preamplificatore, come abbiamo già visto negli altri miei video relativi alle emulazioni di questo genere, colora ed enfatizza, aggiungendo distorsioni armoniche tipiche di ogni canale e quindi ad ogni traccia audio che lo attraversa. Il tutto senza appesantire eccessivamente il processing. Ed infine troviamo anche due splendidi filtri passa alto e passa basso da poter utilizzare su ogni canale. È esattamente quello che si ricerca in un mix analogico, posto su un banco vero e proprio. Vediamo nel dettaglio, prima di fare un giro sulle mie tracce, come è fatto Black. Black, come vediamo, viene fornito in due modalità, Black Standard e Black Guru. Sono le due versioni che siamo già stati abituati a vedere anche in Sienna. Con Black vengono forniti due blocchi di librerie all'interno, libreria A e libreria B, le altre sarà poi possibile acquistarle separatamente, che contengono ognuno 10 differenti banchi, quindi il blocco A, come vediamo, ha 10 banchi, come anche il blocco B. Ogni banco al suo interno possiede 16 canali, 8 per ogni istanza di Black. Quindi avremo ad esempio il preset Big Sale, ingressi di linea da 1,8, mentre nelle configurazioni ad esempio di Navy abbiamo gli ingressi di linea da 1,8, da 9 a 16 o microfonici da 1,8 a 9 a 16. Questo perché, anche se un banco mixer possiede 16, 24 o 32 canali, ad esempio costruiti allo stato dell'arte, avranno sempre delle micro discrepanze che era giusto campionare e distinguere. Essendo una emulazione identica al banco, è necessario che il segnale in ingresso sia posto a meno 18 dB FS, ossia lo 0 dB VU che esiste nel mondo analogico. Sarà quindi necessario evitare di superare questa soglia, applicando a priori una gestione del gain stage. Per aumentare invece l'effetto della distorsione armonica introdotta sarà necessario utilizzare la manopola di input che troviamo qui all'interno del plugin. In questo modo andremo a distorcere e quindi a creare della distorsione aggiuntiva proprio sui trasformatori emulati. Diamo uno sguardo all'interfaccia molto velocemente. Troviamo il selettore dei banchi che abbiamo già visto, la manopola di input gain e il relativo controllo di auto gain che compensa ingresso ed uscita all'interno dello stesso plugin. In questo modo, quando noi aumentiamo l'input, lui autocompensa l'output, quindi evita di salire di gain, regalandoci soltanto distorsione armonica. L'indicatore di workflow che vediamo qui al lato ci dà idea se il segnale in ingresso sta entrando in maniera corretta, quindi va da verde a giallo a rosso. Nella versione Black infatti vediamo che poi queste indicazioni vengono anche riportate qui sotto con i meter, quindi low, optimal, hot e over. Controllando quindi il gain in ingresso riusciamo ad ottimizzare al massimo l'emulazione creata per la console. Proseguendo a destra troviamo i preset creati dai miei colleghi e la selezione del preamplificatore relativo alla traccia. Quindi possiamo aprire questa istanza di Black su 8 tracce, in questo caso i canali da 9 a 10, e selezionare per ogni traccia il preamplificatore differente. In questo modo ogni canale avrà una preamplificazione diversa in minima parte rispetto a quella dei canali adiacenti. Proseguiamo ancora e troviamo 4 slot del salvataggio dei nostri preset personali, mentre nella versione Guru abbiamo a disposizione ben 8 slot.
e sotto il nostro high pass filter e low pass filter. Come vediamo, l'high pass filter passa da 40 Hz a 1100 Hz. Occhio quindi quando lo attiviamo, e la versione low pass filter invece va da 25 kHz a 800 Hz. L'input comunque in entrambe le versioni passa da meno 24 dB a più 24 dB. Per provare Black sto utilizzando uno dei miei brani e ho deciso di aprire ben 33 istanze di Black all'interno di Studio One per vedere quanto è leggero come plugin e effettivamente la differenza che si nota tra la versione mixata senza Black inserito nei preamplificatori e la versione invece con Black. Nel mio caso sto utilizzando l'emulazione API, ma ho già fatto un bounce con le emulazioni SSL, quelle contenute all'interno del banco Send che troviamo qui sotto. Sentiamo quindi le piccole differenze che sono venute fuori. Sto chiudendo adesso, togliamo il mute e andiamo in play. In questo caso l'emulazione API sta lavorando tantissimo sull'enfatizzazione tipica del banco API sulle alte, quindi la freschezza, facciamo attenzione proprio al tipo di sound che esce fuori nei piatti, quindi troviamo una brillantezza maggiore nei piatti. In questo momento non sto utilizzando alcun tipo di equalizzazione e nessun tipo di distorsione aggiuntiva, quindi non sto esagerando con la distorsione armonica. Quindi quello che ascoltate è esattamente quello che passa nel preamplificatore. Ascoltiamo direttamente i bounce, questo è quello standard. Chiudiamo le tracce di Black, ascoltiamo la versione standard e poi passiamo dalla versione API alla versione SSL. Caso a come si scuriscono i piatti, quindi il Charleston in particolare, puntiamo l'orecchio verso il Charleston. Facciamo attenzione anche alla punta della cassa. Vediamo com'è più scura nella versione in the box. Anche i sintetizzatori guadagnano in distorsione. Passando ora all'emulazione SSL vedremo come le medie cambiano, perché comunque è una caratteristica del banco. Facciamo attenzione alla nota del rullante adesso. Le alte più pronunciate, ma le medie più cupe. Quindi sulla batteria notiamo subito che il rullante si è incupito nella emulazione SSL, ma le alte sono state enfatizzate. Dandoci la sensazione che si allarghi anche il segnale stereo. Come vediamo, otteniamo dei timbri molto diversi del nostro mix. Poi potremo scegliere quale ci piace di più una volta terminato. Ho messo in controfase la traccia originale con le emulazioni per farvi ascoltare che cosa fa esattamente Black ai nostri mix. Quindi andiamo in play e andiamo con l'SSL in controfase. Come notiamo, abbiamo come differenza tra le due tracce un'enfatizzazione delle alte e anche un'enfatizzazione delle medio-basse. Facciamo la stessa cosa adesso con l'API.
Come vediamo, le alte vengono fuori ancora di più, come anche la punta della cassa rispetto alla traccia originale. Tutto più brillante, più impattante, proprio la caratteristica tipica dell'API. Questo può essere poi ovviamente applicato a tantissime altre emulazioni e poter scegliere poi magari la nostra preferita salvandola in un preset e ricaricandola poi all'interno di ogni canale. Vi consiglio di scaricare la demo, provarlo, enfatizzare ancora di più la distorsione per tirare fuori ancora un po' più di grip magari nei brani più aggressivi, soprattutto di musica elettronica, oltre che rock come sto utilizzando in questo momento. E vi rimando ovviamente al manuale per approfondire le caratteristiche anche di altri aspetti delle librerie di Black. Il plugin viene installato, come sappiamo, dal sistema Aquarius ed è compatibile con Windows e Mac. Tutti i dettagli sulla configurazione ottimale tra i PC la trovate sempre all'interno del manuale, che ovviamente è scaricabile da Aquarius. In questo momento sto usando un mio vecchio Mac 5.1 con 12 core e 64 GB di RAM e vediamo che Black si comporta egregiamente su 33 canali, più che sufficienti per fare un mix. Nell'installazione troviamo anche la versione Zero Latency, indicata come ZL, ed è una versione creata per chi vuole utilizzare Black in fase di recording, quindi utilizzarlo come colore prima di poter entrare nella fase di mix. Quindi potremmo scegliere di utilizzare una colorazione simile a quella dell'SSL o dell'API o del NIV o del CADAC all'interno della nostra DAW e quindi riprendere i suoni già con un colore determinato. Spero che questo video vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari e al corso professionale presso il mio studio nei corsi online sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!